Adesso mia madre fa questa cosa ultimamente, che lei vuole avere ragione in qualsiasi conversazione, cioè anche la più stupida lei deve portare a casa la conversazione, e a volte pur di vincere la conversazione è disposta a inventarsi le bugie più demenziali pur di vincerla. E quindi a volte faccio questa cosa, che mi invento delle teorie strane solo per vedere quanto è disposta a mentire pur di vincere la conversazione. L'altro giorno eravamo a pranzo insieme e io dal nulla tiro fuori questa teoria e dico: secondo me la morte di vecchiaia non esiste. Lei mi fa: ma come non esiste? Ma certo che esiste. Io dico: no, cioè non esiste, cioè muori a 80-90 anni, però cioè ti becca qualcosa, non è che muori di vecchiaia così in generale. Mia madre subito si punta e mi fa: no, la morte di vecchiaia esiste, ne sono sicurissima, esiste. Gli ho detto: davvero? Ma esiste? Ok, allora se ne sei così sicura, dimmi una persona che conoscevi che è morta di vecchiaia. E lei mi fa: beh, nonna Annetta. Ora mia nonna è viva, ragazzi. Le ho detto: ma nonna Annetta è viva? E lei, giuro, mi risponde: sì, no, ma nel senso morirà di vecchiaia. Cosa, ma come? Hai viaggiato nel tempo, ma fammi capire. Dimmi che hai viaggiato nel tempo, sembreresti meno pazza in questo momento. Ora, è giusto che sappiate che questa battuta l'ho scritta 2 anni fa. Nel frattempo mia nonna è morta, ed è effettivamente morta di vecchiaia, signore e signori. Mia madre aveva ragione. L'ho presa per il culo per 2 anni e alla fine aveva ragione lei. Al funerale erano tutti distrutti, tranne mia madre che veniva da me e mi diceva: beh, allora, chi aveva ragione? È morta la persona che ti ha partorito, potresti fingere... Le persone non sanno delle nostre strane conversazioni a tavola, potresti fingere dispiacere, grazie. Mio padre invece, è quel tipo di persona, quel tipo di padre che deve fare il maschio alfa a tutti i costi, il duro in ogni situazione, non so se avete presente quel tipo. Cioè, se la mascolinità tossica avesse una bandiera, ci sarebbe la faccia di mio padre al centro di quella bandiera, ok? Cioè, per farvi capire, mio padre si vergogna ad ammettere che stava guardando un film. Non lo so perché. Lui sta guardando un film e tu entri in soggiorno e lui cambia canale, mette Sky Sport, tipo: basta, stai guardando un film? No, assolutamente, figurati. Assolutamente no. Non lo so perché. C'è solo un film che mio padre ammette di aver visto, e quel film è Gran Torino di Clint Eastwood. Questo è l'unico film che secondo mio padre è sufficientemente etero da poter ammettere di averlo visto. Perché mio padre ha questa paranoia che se scopriamo che ha visto un qualsiasi altro film pensiamo che gli piace il cazzo, e quindi ha questa paranoia mio padre. E mio padre è sempre stato quel tipo di persona lì. Però da un po' di tempo questa persona non esiste più, perché adesso abbiamo preso un cane e mio padre si è rincoglionito totalmente, è uscito di testa per questo cane. Mio padre parla con questo cane. Questo cane ha 6 mesi, mio padre parla con questo cane. Io ho 29 anni, mio padre non ha mai parlato con me. E mio padre parla con questo cane. Non so cosa stia succedendo in casa mia. Non lo so. Ed è strano che con mio padre abbiamo questo rapporto, perché ad esempio abbiamo uno splendido rapporto con mio nonno paterno. Splendido. Parliamo tantissimo con mio nonno paterno, abbiamo un sacco di cose in comune con mio nonno paterno. Una su tutte: neanche lui ha mai parlato con mio padre, quindi ci confrontiamo molto spesso su questo tema. E da poco sono andato a trovarlo e ho scoperto questa cosa. È strano perché lo scopro solo ora. Ho scoperto che mio nonno è daltonico, ok? Ho scoperto questa cosa. E ora... io sono un idiota, ok? E io ho sempre pensato, mi sono sempre chiesto: ma come fanno i daltonici a capire che sono daltonici? Perché, cioè, per me era una roba del tipo: se una cosa la vedi di un colore, fine. Cioè, non è che pensi: e se invece fosse di un altro colore? Cioè, no. Almeno io che sono ipocondriaco me lo chiedo spesso quando guardo i colori, però la persona normale non se lo chiede in genere. Quindi io l'ho chiesto a mio nonno, gli ho detto: nonno, ma... tu come hai fatto a capire che sei daltonico? E lui mi ha dato questa spiegazione, mi dice: e vedi, io questa arancia non la vedo arancione, la vedo sul verdignolo. E io gli ho detto: ok nonno, però quella che emana è una mela, quindi sei sicuro che il tuo problema sia il daltonismo, nonno? Non è che... Non è che semplicemente fatichi a distinguere la frutta, e non era quello il problema, magari era questo. Poi nonno, verdignolo, non sono sicuro che tu sappia cos'è il verde a questo punto della conversazione. Adesso il verdignolo addirittura, le sfumature verdi adesso, all'improvviso.
Poi allora, perché questa cosa mi ha stupito che mio nonno è daltonico? Perché mio nonno, e giuro che questa cosa è vera, noi comici mentiamo tantissimo sul palco, giuro questa cosa è vera, mio nonno è daltonico e per tutta la vita come mestiere ha fatto l'elettricista. Giuro. Io me lo immagino con i colleghi che fa, allora signori fate attenzione, il cavo rosso va col cavo verdignolo. Non... Non c'è nessun cavo verdignolo qua. Come no? E questo cos'è? Quella è una mela. Non sappiamo. Quindi era questo il problema di mio nonno. Lo so. E quindi adesso abbiamo preso un cane ed è ancora cuccia ed è nella fase in cui fa un cazzo di casino e mangia qualsiasi cosa, distrugge qualsiasi cosa. E a volte facciamo questa cosa che tipo quando stiamo cenando, vogliamo stare tranquilli, la mettiamo fuori in cortile, in cui comunque ha la sua cuccia, tutti i comfort. Però lei questa cosa che deve stare in cortile non la sopporta. E ogni volta in qualche modo riesce a buttare giù la grata che separa il cortile dalla camera da letto, poi fa tutto il giro della casa e torna in cucina da noi tutta contenta, come se niente fosse. Tutta scodinzolando, tutta come se niente fosse. Quasi come dicesse, ragazzi è successa una cosa assurda. Praticamente mi avete chiuso fuori in cortile per sbaglio. Però tranquillo, ho risolto da sola. Non, davvero, tranquillo. Non, davvero, non... Non fate quelle facce, davvero. Facciamo che mi date un pezzo di pizza e io vi perdono, ok? E siamo pari, tranquilli. È così, ho un cane... C'è, chi è che ha cani qua? Un po' di gente, ok, un po' di gente. Stavo pensando, secondo voi i cani ci rimangono male quando vedono che ci laviamo le mani dopo che li abbiamo accarezzati? Perché... Io ogni tanto, cioè, tipo, cerco di farlo di nascosto, cioè... E dico, no, ma è per il Covid, lo sai, sono ipocondriaco. È per quello.